Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, da mesi ha preso in mano la questione legata allo stabilimento delle Terme Lugiane di Guardia Piemontese che, lo ricordiamo, da molto tempo in affanno, addirittura con la totale chiusura della stagione precedente. L'idea è quella di avanzare un'offerta a Fincalabra per acquistare lo storico e dal valore inestimabile centro termale. Ma ascoltiamo direttamente le parole del governatore calabrese in merito alla questione. Una delle questioni delle quali mi sono occupato con più impegno in questi mesi è stata quella delle Terme Lugiane. Ho incontrato più volte gli azionisti di riferimento, ho incontrato il management di Fincalabra, ho chiesto a Fincalabra di valutare l'acquisto della società che gestisce le Terme Lugiane, l'aveva fatto, però poi la società non si poteva acquisire perché aveva dei beni che non c'entravano niente con le terme. Si doveva fare un'operazione di scissione lunga, quindi non si sarebbe avviata la stagione nei tempi che io vorrei, quindi già la prossima stagione non l'avremmo fatta. E allora si è deciso, insieme agli azionisti di riferimento e ai loro consulenti, di valutare l'acquisto del ramo d'azienda. Abbiamo dato ad un advisor esterno il compito di valutare quanto si potesse spendere per l'acquisto dello stabilimento termale e degli alberghi. Abbiamo visto che poi c'era un mutuo che gli alberghi e lo stabilimento termale necessitavano di investimenti. L'advisor ci ha detto che possiamo spendere al massimo 7 milioni e 900 mila euro. Ecco, allora ieri abbiamo offerto 7 milioni e 900 mila euro a Sateca per acquistare lo stabilimento termale e per acquistare gli alberghi che possono essere acquistati. Se accetterà l'offerta, la prossima stagione si avvierà e avremo una società regionale che si occuperà di gestire le terme lugiane e poi tutte le terme calabresi. Un'unica società per rilanciare le terme lugiane, ma anche per rilanciare il settore delle terme in tutta la Calabria.